tutto come previsto. Il bilancio del Comune di Prato è stato approvato con un solo voto di scarto, 21 sì, 20 no. Il sindaco Cenni, visibilmente teso, ha tirato un sospiro di sollievo, ma non ha gioito. Sa benissimo che con l'uscita dalla maggioranza del gruppo degli indipendenti per Prato, arrivare alla fine della legislatura sarà una battaglia quotidiana, una mediazione continua per garantire l'approvazione delle varie delibere all'ordine del giorno. Di fatto Cenni in consiglio non ha più una maggioranza. Senza il suo voto l'assemblea è perfettamente divisa a metà, 20 a 20. Io, assumendomi la carica, la decisione di correre per sindaco, tutto quello che è relativamente a compiti che il sindaco deve fare anche attraverso con la giunta, continuerò a farli fin quanto mi sarà permesso di farli. Ad altri la responsabilità di far smettere quell'esperienza a questa giunta. In questo sono sempre stato determinato in tutti i momenti e continuerò a esserlo fino in fondo. I tre consiglieri indipendenti hanno confermato il proprio no al bilancio, astenendosi solo sulla delibera IMU. Particolarmente duro contro il sindaco l'intervento di Gianluca Banchelli. Noi sommiamo i 63 anni di attesa di governo ai 4 anni di delusione, che è una cosa che, diciamo, la gente che non ha sostenuto le nostre idee nel passato non può comprendere. Non può comprendere, è no doppia la delusione, è tripla, è quadrupla. Ogni anno si è andata sommando perché io ero uno di quelli che ha scritto le linee programmatiche del sindaco, che il sindaco ha presentato alla città dopo aver vinto, e arrivo a 4 anni che sostanzialmente devo sentire il sindaco che si vanta di aver dato continuità all'azione amministrativa. Ora noi ci siamo presi una grossa responsabilità che era quella della discontinuità nel 2009, quindi non potevo certamente continuare in questa maniera. Per me questo vuol dire essere coerenti e per me questo vuol dire essere responsabili.